tenevamo a portare all'attenzione perché è significativo di un rapporto di collaborazione che, come ho detto, c'è sempre stato forte, soprattutto in questa terra, fra le prefetture e la Procura distrettuale antimafia. Il protocollo formalizza questo rapporto di collaborazione, dà un quadro più organico e certamente questo ci consentirà di lavorare al meglio. Uno scambio di informazioni nel rispetto assoluto dei ruoli di ognuno, e in particolare nel rispetto del segreto istruttorio, ma che comunque ci consentirà anche a noi di avere un quadro più esauriente delle situazioni che andiamo a verificare. Soprattutto nell'attività di prevenzione. Nell'attività di prevenzione, ovviamente, che è la nostra. Quali sono gli obiettivi di questo accordo e quale valore assume anche in questo territorio? Sì, è un accordo con il quale si definisce un modello stabile di collaborazione tra la Direzione Distrettuale Antimafia e le prefetture del distretto, che con l'auspicio appunto di accrescere l'efficienza dell'azione in ambito di prevenzione, tanto l'azione amministrativa delle prefetture quanto quella di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di un'attività di collaborazione che ovviamente già preesisteva con tutte le prefetture del distretto. Con questo protocollo, con questo accordo, si è stabilizzata in qualche modo questa, anche la procedura con la quale questa collaborazione interviene. L'auspicio appunto sia quello di, è quello di creare un sistema che consenta di contrastare le capacità di infiltrazione, diciamo, della criminalità organizzata rispetto al tessuto economico, alla capacità di intercettare flussi finanziari pubblici, alla capacità di insinuarsi nella realizzazione delle opere pubbliche.